direi, contribuito alla realizzazione di questo evento oggi, se possiamo stare qui, è anche grazie a lei. Cara Paola, ti lascio la parola. Caro Alvio, io ringrazio te moltissimo. Devo dire che ormai questa collaborazione con ormai è stabile, ormai dura da tempo e vede te come nostro assolutamente ambasciatore. Le iniziative, i convegni sono stati molti e soprattutto ci piace che abbiamo sempre dato diciamo questo taglio, ecco perché poi mi tocca particolarmente, perché questo aspetto, questo côté italiano di grandi autori francesi, penso al convegno su Madame de Stael, ma penso anche alle lezioni che avete condotto per anni anche al Grenoble, al quale ha collaborato anche il suo Orsola Bene in Casa attraverso di te. Penso naturalmente a Chateaubriand, ricordi Alvio, al grande Certo. come su Chateaubriand, sempre il taglio sul côté italiano di questi autori ovviamente si avvicina anche agli interessi non solo miei di ricerca, diciamo di collega Alvio e quindi di letteratura di viaggio, ma anche proprio al dipartimento, proprio ai corsi di studio e agli insegnamenti attivi nel nostro Dipartimento di Scienze Umanistiche, che oltre al corso di studi in lingue e culture moderne ha anche quello in beni culturali e quindi naturalmente la letteratura viene declinata soprattutto come costruzione di un immaginario, costruzione di un immaginario dei nostri territori, un immaginario al quale hanno contribuito enormemente proprio gli scrittori, più che i viaggiatori, gli scrittori stranieri. E tra questi, naturalmente, l'immaginario d'Oltralpe francese è tra i più significativi e forse tra i più incisivi, senz'altro. Dumas, tra l'altro, è proprio, diciamo, italiano per molti aspetti, lo consideriamo popolarissimo, tra l'altro invidiatissimo, naturalmente, ai grandi napoletani. C'è un carteggio bellissimo che custodiamo, permettetemi, scusate, perché poi è vero che porto i saluti del Dipartimento e porto i saluti anche del Rettore, ma permettetemi adesso proprio, Grazie. insomma, di ricordarci che siamo poi studiosi e tutti, anzi studenti, mi piace dire, perché siamo così. Vi dicevo, c'è un carteggio bellissimo di Giacomo Appaiara in cui Di Giacomo si sfoga dicendo che appena viene pubblicato, diciamo, sul piedone, no? In appendice, viene pubblicato un brano anche piccolissimo di Dumas, le copie del giornale schizzano, no? E quindi ovviamente la, diciamo, di un autore che invece è tutt'altro che popolare, Di Giacomo, popolare in senso appunto tutt'altro che letto, ecco, perché ormai l'aggettivo popolare, soprattutto con i nostri studenti, va completamente riscritto perché per loro è tutt'altro. Quindi, detto questo, torno in veste istituzionale e dico davvero che, nonostante il Covid, questo convegno che abbiamo appunto fortemente voluto testimonia che l'Ateneo, ma anche appunto l'Istituto, devo dire, vinciamo il distanziamento sociale con la socializzazione a distanza, con la diffusione e delle attività che, se è possibile, si sono moltiplicate addirittura nonostante il Covid, e questo testimonia proprio la nostra voglia di colmare un vuoto. Vedo tanti studenti anche collegati, mi sembra questa una presenza tangibile delle istituzioni culturali che supera anche tutte le difficoltà che stiamo vivendo in questo momento. Vengo adesso dal Dipartimento e vi devo dire, è con gran gioia che ho visto l'atrio pieno degli studenti di restauro, pieno no, sempre col distanziamento sociale, ma dei nostri studenti di restauro, perché siamo riusciti, nonostante il blocco della didattica, a far proseguire i laboratori. Gli studenti di restauro stanno restaurando i meravigliosi affreschi che penso che molti dei relatori diciamo conoscono, e quindi è bellissimo vedere questi ventenni in camice bianco che lavorano appunto con le norme di sicurezza, ma che riescono insomma a superare questo momento che altrimenti veramente sarebbe un momento di grande solitudine. Quindi davvero a nome dell'Ateneo, Alvio, e a nome di tutti i colleghi del Dipartimento, molti li vedo anche collegati, molti nostri colleghi, Sì. io vi auguro buon lavoro. Ho una sessione d'esame in contemporanea e quindi a un certo punto vi lascerò, ma sono certa che tanto o registriamo, no? La registriamo, questo intervento lo registriamo e magari poi possiamo pensare anche a pubblicare, quindi mi avviserai, Alvio. Io Certamente. ringrazio tantissimo i nostri partner, ringrazio tantissimo tutti i relatori e te, che
e hai organizzato tutto. Grazie, grazie Preside, grazie Paola. Veramente una comunicazione, il console Monsieur Laurent Durand des Rosiers, il console di generale di Francia a Napoli, sta tentando di collegarsi. Non infatti, perché non lo vedevo. Infatti, e quindi magari chiamo Oreste e sì, adesso lo chiamo io, Alvio, adesso lo grazie, chiamo. Grazie Paola, grazie Paola. Hai il contatto del console, per caso hai una mail? Sì, sì. Ti mando il suo numero. Perfetto, perfetto, lo chiamo su. Scusi a tutti, io sono Magali Clos, vicino a lui, quindi vado da lui adesso proprio e le invio il link tramite mail e vado a avvisarlo adesso nell'ufficio. D'accordo, benissimo. Quindi Magali. Sì. Magali, gentilmente, io adesso darò la parola fra due minuti a Monsieur Fiorina. Quando il console sarà pronto, lui potrà intervenire in qualsiasi momento. Va bene. D'accordo? Sì, va bene. Grazie. Benissimo. Prima di passare la parola al nostro giovane ospite, Monsieur Fiorina, che è professore presso il Polo Scientifico di Parigi Saclay, ben conosciuto, ma è anche docente presso la Sapienza, e direi è un fine dumasiano in qualità di amministratore della Società degli Amici di Alexandre Dumas. Jocelyn Fiorina, dicevo, che rappresenta il vero animatore, direi, di questo progetto, un progetto per l'anno Dumas in Italia. Vorrei, in punta dei piedi, diciamo così, ricordare che Alexandre Dumas, e del resto così come Paola Villani lo ha appena ricordato, come diversi altri grandi scrittori, e non solo francesi, e forse più forse di tanti altri, Dumas è un vero operatore, userei un'altra parola se me lo concedete, operaio, un operaio dell'amicizia franco-italiana, più di Lamartine e più ancora di Chateaubriand e forse sicuramente più di Stendhal, per limitarmi a quelli dell'Ottocento. Dumas ha vissuto l'Italia senza mai, del resto, ricoprire un ruolo istituzionale, come è stato il caso per alcuni suoi predecessori, e ha contribuito a divulgare, direi, sulla scacchiera europea della metà dell'Ottocento gli obiettivi nazionalistici dei popoli d'Italia. Ma anche, direi, Dumas ha contribuito a sostenere, diciamo così, la grande causa napoletana con la sua opera giornalistica ben famosa negli anni unitari. Alludo ovviamente alla creazione e alla realizzazione del suo giornale L'Indipendente. Comunque, di questo e di altro ci parlerà adesso Jocelyn Fiorina, al quale cedo volentieri la parola. Buona partecipazione a tutte e a tutti. Jocelyn. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, ora condividerò il mio schermo per poter presentare la mia presentazione, quindi devo fare così. E ora penso che si può vedere la mia presentazione. E prima di cominciarla vorrei veramente ringraziare il professore Patierno, ovviamente, per aver organizzato questa iniziativa, ringraziare la professoressa Villani, il magnifico rettore Lucio D'Alessandro dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha un senso particolare fare questa presentazione, questa conferenza con l'Università a Napoli, perché Alexandre Dumas aveva
l'Italia nel cuore, però aveva soprattutto Napoli nel cuore. E vorrei ringraziare anche il console generale di Francia, Laurent Burin de Rosier, per il suo patronato a questa iniziativa, perché sono i 150 anni della morte di Alexandre Dumas, proprio a dicembre, e quindi questo evento, il primo dicembre, apre questo mese di omaggio a Dumas. E avere il rappresentante della Francia con noi ha un significato particolare, e Dumas era un simbolo, un bellissimo simbolo, e lo è ancora, un bellissimo simbolo dell'amicizia fra la Francia e l'Italia. Quindi grazie a tutti voi, e sono molto felice di poter condividere con voi questa storia fantastica di Dumas con l'Italia, con alcuni elementi poco noti, altri un po' di più, e poi altri inediti. Allora, mi presento, sono Jocelyn Fiona, quindi professore, come l'ha detto Alvio, professore presso Centrale Supélec all'Université Paris-Saclay in Francia, anche professore visitatore a Roma, sono professore in ingegneria delle telecomunicazioni, che può sembrare lontano dal nostro argomento, però mi ha portato sulle tracce di Alexandre Dumas, anche per il nostro legame comune con l'Italia. Era quando ho cominciato a essere professore visitatore a Roma che ho letto nel 2013 la paruzione di un libro inedito di Dumas sull'Italia, proprio in Italia e in italiano. Era l'Alexandre Dumas, il libro di Alexandre Dumas, La Camorra. E questa cosa mi ha incuriosito tanti lettori che non sapevano di questa storia italiana di Dumas, perché per il grande pubblico Alexandre Dumas è l'autore dei Tre Moschettieri, del Conte di Montecristo, e poi è piaciuto a tanti di noi, a tanti lettori, perché richiama la parte di infanzia, d'adolescenza, d'avventura in ogni di noi, questa scrittura molto moderna che ora è ripresa nelle serie, con queste lunghe storie, però sempre il cliffhanger che ci fa volere vedere sempre di più. Quindi c'è questa scrittura molto moderna che piace a tanti. Però il grande pubblico in generale non sa che Dumas aveva anche questo lato italiano. Ovviamente è saputo dai studiosi, dagli intenditori, però da me non era saputo. E questa cosa mi ha incuriosito. E nel giornale presentavano questa edizione, e poi ho cominciato a indagare un po' di più, e raccontavano la storia di Dumas in Italia e il fatto che ha vissuto a Napoli per 4 anni in questo piccolo palazzo di Chiatamone, che era stato offerto da Garibaldi, che in questo palazzo aveva creato un giornale, doveva scrivere ogni giorno l'Indipendente, e parlavano anche di un inedito di Alexandre Dumas che non era mai stato pubblicato in francese, che era stato prima pubblicato nell'Indipendente, che si chiama L'assassinio della strada San Rocco, che era appena ripubblicato in Italia da Ugo Kundari. E mi sono detto, leggendo questo, che era fantastico di riscoprire tutta una parte di un grande autore che tanti amano, scoprire questo lato sconosciuto. E mi sono detto che sarò il primo traduttore di Dumas in francese. Quello che ho fatto, ho tradotto questa storia, L'assassinio della strada San Rocco, che sembra lontana dalla storia di Dumas in Italia, perché racconta l'incontro tra Dumas e Edgar Poe nel 1832. E poi questa storia non si sa se è vera, se veramente Poe è venuto in Francia o no. E era molto intrigante, quindi ho indagato, mi sono trasformato in detettivo letterario, e alla fine ho ritrovato il manoscritto scritto dalla mano di Dumas lì nella libreria dei libri rari, nella biblioteca dei libri rari di Filadelfia, accanto a tutta la carta di Edgar Poe. Quindi c'è questa biblioteca che contiene le carte di Edgar Poe, perché Edgar Poe ci ha vissuto, contiene il manoscritto dell'Assassinio della Rue Morgue, contiene anche
manoscritto di Dumas. Il manoscritto di Dumas, che parla di Edgar Poe, di questo anno 1832, che poi ho pubblicato in francese con tutta la mia inchiesta su questo incontro fantastico tra gli due autori. E si finisce questa storia, che poi ho anche messo in opera teatrale, Coup de feu rue Saint-Roch, si finisce questa storia tra Dumas e Poe nel 1832. E 1832 è proprio l'inizio dell'avventura di Dumas con l'Italia. E c'è un legame tra la fine di questa storia e l'inizio della storia di Alexandre Dumas in Italia, come stiamo per vederlo. E poi c'era un altro legame tra questa storia e la storia di Alexandre Dumas in Italia, è che per tanti anni ci sono state le storie che gente che immaginava, che pensava che Edgar Poe era venuto in Francia come agente rivoluzionario, sotto falsi nomi, per aiutare i popoli nelle insurrezioni. Quindi questa cosa può sembrare molto favolosa, uno scrittore che si mette a diventare un agente internazionale per fare dell'insurrezione. E vedremo che questa cosa, che può essere favolosa, forse immaginabile per Edgar Poe, forse non lo è tanto per Alexandre Dumas. Però prima di cominciare questa storia delle avventure di Alexandre Dumas in Italia, dovremmo richiamare qual è il legame tra Alexandre Dumas e l'italiano dalla sua infanzia. L'infanzia di Dumas e il legame con l'italiano, la lingua italiana. Quando era bambino, ragazzo, Alexandre Dumas aveva un amico molto caro, più grande di lui, che gli serviva un po' di tutore. E questo amico, De La Ponce si chiamava, parlava un ottimo italiano. E quindi gli ha insegnato l'italiano. Alexandre Dumas ha imparato l'italiano con questo amico quando era ragazzo, e ha imparato l'italiano usando un libro, traducendo un libro che si chiama Ultime lettere di Jacopo Ortis. E ecco quello che dice Dumas su questo libro. Questo libro mi ha dato un'idea, una sensazione, un intuito, un'intuizione della letteratura romanesca. Prima mi era totalmente sconosciuta. Cioè, Alexandre Dumas è entrato nella letteratura romanesca tramite l'italiano e un libro italiano, che poi dopo anche tradotto, quindi si può ritrovare questo libro in francese tradotto da Alexandre Dumas. Ultime lettere di Jacopo Ortis, scritto da Ugo Foscolo. Questo è il primo passo. Secondo passo, qualche anno dopo, va a Parigi, monta a Parigi, come si dice, e trova un piccolo lavoro, un lavoro come impiegato semplice di una biblioteca, perché ha una bella scrittura. Però non qualsiasi biblioteca, la biblioteca del Duc d'Orléans. E il Duc d'Orléans, 5 anni dopo, diventerà il re di Francia, dopo la rivoluzione del 1830, perché è un re liberale che vuole appoggiarsi su delle istituzioni repubblicane. Quindi la rivoluzione del 1830 porterà al potere il Duc d'Orléans. Nel frattempo, Alexandre Dumas lavora alla biblioteca del Duc d'Orléans. E come conosce l'italiano? La moglie del Duc d'Orléans, Marie-Amélie, la principessa, che diventerà regina di Francia, quindi Marie-Amélie, chiede di avere una traduzione del suo album privato, per avere la traduzione, perché è italiana, Marie-Amélie, vuole la traduzione del suo album privato in francese per il suo marito. E quindi questo lavoro è richiesto a Alexandre Dumas per la sua bella scrittura e per il suo italiano. E Alexandre Dumas traduce l'album privato di Marie-Amélie. E chi è Marie-Amélie? Marie-Amélie è la figlia di Ferdinando I, re dei Due Sicilie. E Ferdinando I, re dei Due Sicilie, Marie-Amélie racconta come muore nel suo album, quindi Dumas ha accesso proprio alla vita privata e alla morte di questo re. Però questo re chi era? Era il re che ha messo in prigione, che ha imprigionato il padre di Alexandre Dumas, il generale Dumas. E il generale Dumas, primo generale nero dell'esercizio repubblicano,
il generale Dumas e un altro legame tra Dumas e l'Italia, perché il generale Dumas quindi era un generale dell'esercito repubblicano che è andato a fare la campagna d'Italia sotto la direzione del generale Bonaparte. E questa storia è raccontata nelle memorie di Alexandre Dumas. Abbiamo un primo accesso alla storia della campagna d'Italia visto dagli occhi del generale Dumas, raccontata da Alexandre Dumas. Più tardi il generale Dumas segue Bonaparte in Egitto, poi rientra e poi sulla via del rientro il nave ha un problema, si vuole fermare a Napoli, si vuole fermare in Italia perché pensa che c'è ancora la Repubblica a Napoli, però i sanfedisti hanno appena ripreso il potere e quando arriva in Italia è messo in arresto in una prigione. E quindi è questo re Ferdinando che ha messo in prigione il padre di Alexandre Dumas. E questa prigione dove sta, e questa storia del generale Dumas, alcuni dicono che ha ispirato Alexandre Dumas per il Conte di Monte Cristo. C'è stato un libro molto bello, Il Conte Nero, The Black Conte di Tom Reis, che racconta tutta la storia del conte del generale Dumas, il padre di Alexandre Dumas. E dice che è proprio lui che ha ispirato il Conte di Monte Cristo. E alla fine, quando si guarda bene, ecco la prigione a Brindisi dove era imprigionato il generale Dumas. È stato a Taranto, poi a Brindisi, che può far pensare al castello d'If, ovviamente. E poi quando guardiamo anche i disegni che accompagnano le storie del generale Dumas raccontate da Alexandre Dumas, ci può far pensare che è legato anche alla storia di Edmond Dantès, imprigionato nel castello d'If. E come Edmond Dantès, che ha un amico scienziato, l'abbé Fara, anche il generale Dumas ha un amico scienziato in prigione con lui. Però, questo sarebbe un'ispirazione di Dumas trattata dalle avventure di suo padre. Io quello che vorrei raccontare sono direttamente le avventure di Dumas in Italia, che l'hanno ispirate per le sue avventure, che lo hanno influenzato per le sue opere. Quindi cominciamo ora le avventure di Dumas in Italia, con l'Italia. E queste avventure di Dumas con l'Italia le farei cominciare nella sua gioventù, nel 1830-1832. Abbiamo qui un bellissimo disegno di Carlo Rispoli. Carlo Rispoli, con chi facciamo una mostra su Dumas, l'Italia nel cuore, nella primavera. E lo ringrazio tanto per aver fatto queste illustrazioni, queste bellissime illustrazioni. Ha anche appena uscito in francese il fumetto Le Conte de Monte Cristo, un bellissimo fumetto. Il fumetto che fa il legame tra la narrazione di Dumas con le feuilletons, il romanzo a puntate, la cultura popolare. Quindi nel 1830-1832 che succede? Su questo disegno si vedono le barricate perché Alexandre Dumas ha partecipato alla rivoluzione del 1830, quella che ha messo al potere il Duc d'Orléans, Louis-Philippe. Poi due anni dopo i repubblicani sono delusi perché alla fine è sempre un re, non è la Repubblica, quindi si sollevano di nuovo. Nel 1832 nuove barricate sono quelle raccontate nelle Misérables di Victor Hugo, che sono fallite. 1832, insurrezione fallita. Alexandre Dumas ha partecipato a tutti e due. Qui vediamo su questo disegno due personaggi. Vediamo Alexandre Bixio, dietro Alexandre Dumas. Alexandre Bixio, che è un grande amico di Alexandre Dumas. Si sono incontrati sulle barricate del 1830 e poi sono diventati proprio amici, sono usciti insieme, cioè hanno fatto dei pranzi, erano dei grandi amici, si scrivevano spessissimo. E poi la ragazza accanto è la principessa Belgioioso. E chi è la principessa Belgioioso? La principessa Belgioioso
era una patriota italiana esiliata in Francia. Era anche molto legata a tutto l'arte del suo periodo e soprattutto la musica. E faceva dei saloni a Parigi, intorno alla musica, con tutti gli intellettuali del periodo e soprattutto con i patrioti italiani in esilio. E qui abbiamo un esempio di rappresentazione di un salon parigino dipinto da Dan Hauser e potrebbe proprio essere il salone della Bel Gioioso. In realtà il dipinto non dice dove sta questo salone, però si può notare le tende nere come nel salone del Bel Gioioso, si può notare Alexandre Dumas sulla sinistra qui accanto a George Sand con Victor Hugo dietro di loro, e Alexandre Dumas racconta proprio in vari scritti che frequentava il salone della Bel Gioioso. E poi sta suonando Liszt, dietro di lui Paganini e Rossini. E poi c'è un ritratto qui di Lord Byron, che era proprio il simbolo dei romantici di questo periodo. E poi nell'angolo là si vede un narghilè. E si sa che la Bel Gioioso, prima di venire in Francia, era stata esiliata in Turchia. E poi che cosa aveva fatto Bel Gioioso? Aveva fatto dei concerti, e uno molto famoso, dove suonava Liszt, era al profitto degli italiani in esilio a Parigi. Ecco qui l'annuncio, e si vede, on annonce une œuvre de charité au profit des Italiens indigents. C'est un concert qui sera donné le 31 mars dans le salon de la princesse Bel Gioioso. Quindi questo ci può far pensare all'ambiente di quel periodo, con Dumas che frequentava questo salone, che frequentava i patrioti italiani e che aveva come amico anche Alexandre Bixio. E continuiamo con la principessa Bel Gioioso. Qui si vede nel 48 proprio passionaria degli insorti, che mena 180 volontari per l'insurrezione a Milano. Si vede qui come patriota durante l'insurrezione di Milano. C'è anche un ritratto di lei in casa di Mazzini a Genova con un fuggile. Ecco per la principessa Bel Gioioso e quindi i primi contatti di Dumas con i patrioti italiani. Il secondo contatto che posso presentare, che viene di questo disegno, è Alexandre Bixio. Alexandre Bixio, il grande amico di Alexandre Dumas, era il fratello di Nino Bixio, grande generale di Garibaldi. E Alexandre Bixio ha aiutato Alexandre Dumas a entrare nell'artiglieria della Guardia Nazionale a Parigi, che era condotta da Lafayette. Che cos'era questa artiglieria della Guardia Nazionale? Era la componente la più repubblicana della Guardia Nazionale. Era il gruppo dentro l'esercizio dove si ritrovano tutti i ribelli repubblicani. Quindi era anche un pericolo per il regime. E che cos'era l'arma degli artiglieri della Guardia Nazionale? Un'arma dalla quale era molto fiero Alexandre Dumas, era questa arma, un mousqueton, l'arma dei mousquetaire. E in effetti questa artiglieria della Guardia Nazionale era un po' indisciplinata, un po' ribelle, come i mousquetaire, e è stata sciolta. È stata sciolta nel 1831, e Lafayette ha perso il suo posto, come è stata sciolta nella storia, come sono stati sciolti nella storia i mousquetaire. Poi la storia tra 1830 e 1832 si finisce qui. Si finisce qui a Saint-Méry. Saint-Méry è un simbolo molto forte e si ritrova anche nel libro di Umberto Eco, il pendolo di Foucault. Però a noi ci interessa perché ci sono tanti simboli legati a questa storia, all'avventura italiana di Dumas. Quando si entra dentro Saint-Méry,
Saint-Méry, prima di tutto, bisogna ricordare che il 1832, durante la seconda insurrezione, era il quartier generale degli insorti, era la barricata principale dell'insurrezione. È lì che si è finita l'insurrezione, poi con l'attacco della truppa. Però troviamo dentro Saint-Méry, c'è una bellissima affresco, un bellissimo affresco dipinto da Le Mans nella cappella del Santo Spirito, e se si avvicina della Vergine si può riconoscere il viso della Belle Gioioso. Le Mans ha preso come modello per la Vergine la passionaria degli insorti, la Belle Gioioso. Quello è il ritratto dipinto anche da Le Mans allo stesso momento. E quella chiesa di Saint-Méry è la fine della storia degli insorti, perché la barricata è attaccata dalla troppa, l'insurrezione è repressa nel sangue, la storia è finita e tutti i partecipanti, se non sono morti, si devono fare dimenticare. È quello che succede a Dumas. Dumas deve partire per farsi dimenticare. Deve partire anche per un'altra ragione. In quel periodo c'era una pandemia internazionale, era il colera, e Dumas aveva beccato il colera, aveva preso il colera e doveva partire anche per respirare un'aria più sana, per respirare un'aria migliore. E quindi nel 1832 Alexandre Dumas parte per respirare un'aria migliore e per farsi dimenticare. E fa un viaggio molto bello, molto famoso, raccontato nelle sue impressioni di viaggio in Svizzera. Ma se in Svizzera, perché l'Italia? È perché lui ne approfitta per forza per visitare l'Italia. E quindi nel suo viaggio di Svizzera ci sono anche le sue prime impressioni dell'Italia. I primi passi che ha messo in Italia sono raccontati in suo viaggio in Svizzera del 1832. Vede per la prima volta l'Italia. E ecco le prime pagine delle sue prime impressioni sull'Italia. In francese, quindi, vediamo se posso fare così. Quindi quando arriva, l'aria si riscalda, il petto respira. E l'Italia, la vecchia regina, la bellezza eterna. Abbiamo qui tradotto anche in italiano questo pezzo dove vede per la prima volta l'Italia. La città di cui i poeti hanno raccontato tante leggende. È la prima volta che vede l'Italia, quindi rimane per forza molto, molto colpito, e vorrei raccontare tre piccole storie intorno a questa prima volta in Italia. Chambéry, l'Anon du Chat e le isole Borrome. Okay. Chambéry e l'Anon du Chat, però in quel periodo era il regno del Piemonte Sardegna. E quindi quando arriva a Chambéry, lo vediamo qui arrivare, trattato dalle impressioni di viaggio, si vede che ha un bel cappello, e infatti è questo cappello che gli ha dato qualche problemi, perché in questo tempo il cappello grigio era visto come un cappello, come un segno degli rivoluzionari, dei repubblicani, e quindi il re di Sardegna l'aveva vietato, e lui vuole entrare nei monumenti, però la polizia gli dice che non può entrare con il cappello perché è un segno sedizioso. E lui insiste, dice, ma io voglio entrare in un monumento. E i poliziotti dicono, ok, c'è un monumento che può visitare con il cappello. Ah sì, bene, qual è? È la prigione. E quindi Alexandre Dumas se ne va di Chambéry. Secondo episodio, la dente del gatto. La dente del gatto che vuole arrampicare con degli amici, come si vede, in situazione più o meno difficile. Però i suoi amici in cima alla montagna fanno un fuoco e questo fuoco incendia tutta la montagna.
Quindi secondo problema con il re di Sardegna, che teneva molto a questa foresta che hanno messo a fuoco gli amici di Dumas. E per queste due ragioni Dumas dice che era vietato nel regno del Piemonte-Sardegna, non poteva più andare a Genova durante anni ed anni per queste due ragioni. Poi, terza tappa che faremo, le isole Borromee. E qua c'è una cosa molto interessante che succede. Aix-en-Dumas racconta che nelle isole Borromee trova una tomba sulla quale si raccoglie, è la tomba di Polina. In realtà questa Polina è un personaggio di fizione, uscito dai suoi romanzi. Quindi ha fatto entrare nelle sue memorie, nel suo viaggio, un personaggio che ha inventato totalmente lui, che si ritrova nel romanzo Polina che ha scritto. E in questo romanzo Polina e i suoi amici sono delle persone che Dumas ha incontrato dove? Nel salone della Belle Gioiosa. E qui abbiamo le due immagini, una trattata dalle impressioni di viaggio, quindi un racconto che normalmente racconta la realtà, e qui il romanzo Polina che è fittivo. E lì abbiamo un processo letterario molto interessante. D'abitudine si mettono i personaggi reali dentro le fizioni. E Dumas, lui, mette un personaggio di fizione nella realtà. È molto interessante. Poi riparte e torna a Parigi, si è fatto dimenticare e può continuare la sua vita lì. Quindi, da quello che vediamo di questo viaggio, i problemi che ha avuto erano un po' buffi. Un cappello, un incendio, per questo è stato vietato dai stati del regno di Piemonte-Sardegna. Però, un anno dopo, ci sono i processi della Giovine Italia. E lì c'è un accusato, Luigi Tonelli, che svela le cose che sa e svela le ragioni del viaggio in Italia nel 1832 di Alexandre Dumas. Luigi Tonelli, svelando queste cose, salva la sua vita, i suoi amici sono stati esecutati. Lui è stato esiliato in America, dove ha ricominciato una nuova vita. Ma nelle sue confezioni, Luigi Tonelli dice perché Alexandre Dumas è venuto in Italia. Alexandre Dumas, uomo di lettere, in realtà era venuto in Italia per sondare i spiriti dei partiti liberali e per vedere come si poteva aiutare per le insurrezioni. Quello è che dice Luigi Tonelli, non si sa se è vero, anzi si ritrovano anche delle indicazioni di Mazzini che dicono che durante il processo gli accusati devono dare delle indicazioni false. Quindi forse queste sono le indicazioni false, seguendo gli ordini di Mazzini. Non si sa. Però è già un primo indizio. E in realtà, nel viaggio del 1835 in Italia, che la vera avventura comincia. È un'avventura, questo viaggio del 1835, sia romanesco che politico, che una storia d'amore, è proprio un viaggio incredibile che avrà un influsso, un impatto fondamentale, come lo stiamo per vedere, nelle opere di Dumas. Quindi all'inizio Dumas fa questo viaggio perché vuole esplorare tutto il Mediterraneo. E qui abbiamo una foto di un buono, un'azione che Dumas rilasciava per ricevere soldi. Quindi la gente lasciava dei soldi a Dumas e in scambio Dumas prometteva di fare tanti scritti su questo viaggio e quindi che potevano rivedere i loro soldi grazie a tutti questi scritti. Purtroppo Dumas non ha potuto fare tutto questo viaggio intorno al Mediterraneo, però ha fatto un bellissimo viaggio in Italia. Per fare questo viaggio chiede dei consigli agli amici. Qui abbiamo una lettera di un'attrice, Hyacinthe Meunier, che lui dice, per esempio, che se parte di Marsiglia
il problema poi è che dovrà fare una quarantena, perché c'è sempre questo problema dell'epidemia che lo segue. E in realtà in questo periodo c'erano due cose che erano le preoccupazioni principali dei governi. Era l'epidemia di colera e poi erano quello che chiamavano le sette rivoluzionarie. Luma durante quel viaggio ha scritto dei bellissimi testi dove si può ritrovare tutte le parti, le descrizioni di tante parti d'Italia. Si può trovare l'iscrizione sulla Calabria, sulla Sicilia, su Napoli, su Roma. E quindi questa trilogia, Corricolo, Speronare, Capitan Arena, sono tre libri stupendi per scoprire l'Italia di questo periodo. Però ci sono altri scritti che raccontano un'altra storia, che comincia con questa lettera anonima. Questa lettera anonima mandata da Marsiglia alla polizia, al Ministero degli Affari Esterni a Napoli, del Regno dei Due Sicilie, che dice che c'è un comitato rivoluzionario che Alexandre Dumas pretende di fare un viaggio letterario, però in realtà parte in missione per questo comitato. E poi ha ricevuto delle lettere misteriose di questo comitato. E da qui comincia tutto un gioco del gatto e del topo tra la polizia e Dumas, perché durante tutto il suo viaggio in Italia Dumas è ricercato dalla polizia che lo vuole cacciare. Ma questa lettera anonima forse vi fa pensare a un'altra lettera anonima, qua in francese, qua in italiano. La lettera anonima che ha denunciato Edmond Dantès, che l'ha mandato al castello d'If. Una lettera anonima che parla sempre di un comitato a Parigi e di lettere strane, e di lettere che si sono stati scambiati con questo comitato di Parigi. E per questa cosa Edmond Dantès sarà mandato in prigione, mentre Alexandre Dumas, lui, è minacciato di più anni di reclusione forzosa. Più anni di reclusione forzosa. Queste sono le lettere della polizia a Roma che si trovano negli archivi di Stato a Roma. Quindi sono le lettere del 1835 della polizia segreta a Roma. Quindi durante questo periodo c'è tutto un gioco del gatto e del topo tra Dumas e la polizia. La polizia ha sempre qualche giorno di ritardo su Dumas, manda un sacco di piccoli messaggi per ritrovarlo. Dumas cambia di nome tante volte per fare il suo viaggio. Si chiama Guichard, poi si chiama Dubran. E tranquillamente si ritrova a Napoli sotto il falso nome di Guichard. E qui Napoli.
ancora una volta il bellissimo disegno di Carlo Rispoli. A Napoli, Alexandre Dumas si innamora proprio della città. È una città fatta per lui, una città piena di vita, ma anche una città piena di cultura. Ha scritto il curriculum, che lo racconta benissimo, e tutta la cultura di Napoli è rappresentata simbolicamente per lui anche dall'opera San Carlo. Quindi va all'opera San Carlo. Va all'opera San Carlo, va a sentire un'opera di Ruholtz. Ruholtz, che Henri de Ruholtz, che è un amico suo. Ha scritto anche L'Alchimista, raccontando la storia di Ruholtz. E lì ci sono, dice che proprio a San Carlo c'è sempre la più bella e la più completa di tutte le truppe d'Italia. Ci sono i cantanti Duprez, Ronconi, Tacchinardi, e che in Francia neanche si conosce ancora questi favolosi cantanti. Nessuno conosceva Duprez a Parigi. Si è conosciuto solo 2 anni dopo, quando è venuto a cantare Guillaume Tell. Questo lo racconta nel curriculum. E ora vediamo, facciamo un passaggio nel Conte di Montecristo, a Parigi, all'opera. Ecco quello che dice il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo dice: guardate quello che sta cantando Duprez. O Mathilde, idole de mon âme. Sono stato il primo a vedere Duprez a Napoli. Mathilde, idole de mon âme, è ritrattato da Guillaume Tell. Quindi c'è un paragone ovvio tra Dumas, le avventure di Dumas, e i sentimenti del Conte di Montecristo. Se vogliamo continuare con come importante per Dumas la cultura a Napoli rispetto alla Francia, continuiamo con la sua descrizione dell'opera. In Francia si va al teatro per farsi vedere, a Napoli si ci va per godere dell'opera. A Napoli non ci sono i claqueurs, non ci sono quelli che sono pagati per applaudere. È una lepra che non ha ancora attaccata i belli successi, mentre a Parigi si paga sempre per avere gente che applaude alle prime. Quindi va a sentire l'opera, va a sentire Ruholtz, e incontra anche una cantatrice, incontra Caroline Unger, che si sta per sposare con Ruholtz, e sta per andare anche da Napoli a Palermo per cantare La Norma di Bellini. Tra l'altro, Dumas ha chiesto a Bellini, prima il suo viaggio in Sicilia, dei consigli su che cosa visitare in Sicilia. E poi si sono promessi di fare un'opera insieme, Pasquale Bruno. Purtroppo, durante il suo viaggio, nel 1835, Bellini muore, quindi l'opera non si farà mai. Però Dumas scriverà il romanzo, Pasquale Bruno, sulla storia di un bandito. E in realtà il tema del bandito si ritrova tanto in tanti altri scritti di Dumas, di banditi in Italia. Era affascinato di questa figura. Poi c'è stata un'altra opera che si è perso, con Rossini. Sono promessi durante una cena di fare un'opera insieme, Rossini e lui. E quindi Rossini ha cominciato a suonare, a trovare la melodia, e Dumas ha promesso di scrivere la storia intorno alla storia di 2 studenti a Bologna. Dumas ha scritto la storia, però Rossini si dice che era troppo pigro, alla fine non ha mai finito l'opera. Però torniamo a Napoli. A Napoli conosce la Unger, che deve andare a cantare a Palermo, quindi anche lui vuole vedere la Sicilia, ovviamente, quindi gli propone di portarla a Palermo sul suo nave. Ed ecco, comincia una storia d'amore. A Napoli e Palermo, Alexandre Dumas seduce Caroline Unger e una storia appassionata comincia. Poi Dumas visita tutta la Sicilia, fa vari incontri e tornerà a Napoli, lasciandola Unger, però promettendo di rivedersi. E poi si rivedranno a Roma. E in Sicilia, quando torna a Napoli, non racconta nel curriculum perché
che cosa ha fatto di particolare tra la Sicilia e Napoli. Si deve aspettare tanti anni dopo, il 1860, quando scrive nell'Indipendente la storia di quello che è successo tra Sicilia e Napoli. In Sicilia ha incontrato i partigiani, i patrioti italiani, i carbonari, e hanno proposto un piano di insurrezione, e Dumas doveva portare questo piano di insurrezione a Napoli, al conte di Siracusa. Il conte di Siracusa doveva portare questa insurrezione perché era molto popolare in Sicilia, perché era molto liberale. Era il fratello del re dei due Sicili. E quindi Dumas va a Napoli, sulla spiaggia di Chiaia, al chiaro di luna, e esce dal suo cappello il piano di insurrezione e lo dà al conte di Siracusa travestito con una finta barba, dei finti baffi. E il conte di Siracusa a questo momento dice che non è il momento, l'ora non è venuta, quindi strappa il piano e rifiuta di menare l'insurrezione. Questa storia è raccontata nell'Indipendente, e qui abbiamo il dialogo tra Dumas e il conte di Siracusa. È proprio come un romanzo d'avventura di Dumas, quello che è successo a Dumas, è raccontato anche come un romanzo d'avventura. Il 20 novembre a Napoli Dumas viene arrestato, la polizia finalmente lo trova e viene cacciato. Quindi Dumas se ne va del regno dei due Sicilie e parte a Roma. Partendo di Napoli, ha delle frasi bellissime su questa città, perché era proprio innamorato di Napoli, il paese incantato. E quello che prova è simile all'ultimo addio di un uomo che se ne va della sua patria. Quindi Dumas si sente già un esiliato di Napoli, da Napoli. Questo è il testo completo che potete ritrovare nel curriculum. Poi arriva a Roma, di nuovo, passaggio di nuovo a Roma, e lì menzionerò quattro incontri. Primo incontro con il brigante Gasparone, va specificamente nella forteresza di Civitavecchia per incontrarlo, perché è in prigione lì, e per incontrare il brigante Gasparone. Incontra anche il console di Civitavecchia, Stendhal, e poi incontra Teresa, la contessa Teresa Guiccioli, e ovviamente incontra il Papa Gregorio XVI. Quindi va in udienza dal Papa e racconta questa udienza con molto affetto, e i due uomini parlano con molto calore insieme, con molto affetto. Tutti e due ignorano che Dumas è ricercato dalle polizie del Papa. E Dumas ne approfitta per visitare Roma, e se si segue i passi di Dumas a Roma, si può anche seguire i passi del conte di Montecristo. Per esempio, Dumas incontra la contessa Guiccioli. La contessa Guiccioli la incontra al chiaro di luna, al Colosseo. La contessa Guiccioli, che era l'amante di Byron, Byron che era l'idola dei romantici di questo periodo. Però la contessa Guiccioli e anche la contessa G, che si incontra nel conte di Montecristo, è proprio Franz d'Épinay, nel conte di Montecristo, dice che ha fatto questa passeggiata al chiaro di luna al Colosseo con la contessa G. In realtà è Alexandre Dumas. E si sa che le prime bozze del conte di Montecristo non era la storia di Franz d'Épinay e di Albert de Morcerf. Era la storia di Alexandre Dumas e di un amico, l'Albert de Morcerf, e anche del principe Napoleone, che era anche un amico suo. Quindi all'inizio la storia del conte di Montecristo era proprio la storia immaginata da Alexandre Dumas.
E il conte di Montecristo, in questa prima bozza, Alexandre Dumas lo incontra a Roma. Roma è la città del conte di Montecristo. Marsiglia è la città di Edmond Dantès. Roma è la città del conte di Montecristo, dove occupa tutto un piano dell'albergo di Alexandre Dumas. Proprio l'albergo del suo viaggio, che è l'albergo di Londra, che si può vedere Piazza di Spagna ancora oggi, che è diventato la sede di una banca. E questo albergo di Londra, che è l'albergo dove è andato Alexandre Dumas durante il suo soggiorno a Roma, e anche l'albergo dove vanno Albert de Morcerf e Franz d'Épinay del conte di Montecristo. Un altro personaggio, il brigante Gasparone, è il personaggio che ha ispirato Dumas per Luigi Vampa, però non solo per Luigi Vampa. Dumas ha scritto tante storie di briganti, Celestino e Cherubino, per esempio. Paolina, anche una storia con dei banditi. Pasquale Bruno, anche. Quindi era affascinato di questa figura. E il simbolo principale di queste figure è Luigi Vampa, il modello era il brigante Gasparone, che è servito anche di modello per un pittore, Léopold Robert. E qui abbiamo lo studio di Léopold Robert a Roma. E proprio Dumas dice che si è ispirato anche dalle pitture di Léopold Robert per la sua figura del brigante. Questo pittore, Léopold Robert, è stato una grande sorgente di ispirazione per Dumas. Si ritrova anche in altri scritti dove dice, fa delle descrizioni che somigliano, lo dice lui stesso, ai quadri di Léopold Robert. Un altro quadro di Léopold Robert, questo carro con i contadini, che è citato nel Conte di Montecristo come travestimento che stanno per usare per fare il Carnevale di Roma. Il Carnevale di Roma nel Conte di Montecristo, nella prima bozza di Alexandre Dumas, lo faceva Alexandre Dumas con Albert de Morcerf e il principe Napoleone. Poi Alexandre Dumas se ne va di Roma. E sul perché deve trovare Caroline Unger a Venezia? Quindi parte per Venezia, però sul cammino finalmente la polizia la polizia lo ritrova e lo arresta. Viene arrestato il 4 dicembre a Foligno. E da lì non può più continuare il suo viaggio in Italia, torna in Francia. E quindi rimane sola Caroline Unger. Questo ritratto l'ho messo qui perché è un ritratto prima di tutto di Léopold Robert, e Caroline Unger dice in una delle sue lettere a Alexandre Dumas che si sta facendo un ritratto di lei guardando il mare, guardando lui all'orizzonte sul mare, aspettando il suo ritorno, e lui sta per mandare questa pittura. Però un quadro di Léopold Robert di una donna che guarda il mare è citato anche nel Conte di Montecristo, e il quadro di Mercedes che il Conte di Montecristo vede dal Vicomte Albert de Morcerf. Quindi Mercedes si era fatto questo quadro da Léopold Robert proprio, guardando il mare. Perché guardando il mare? Perché aspettava il ritorno di Edmond Dantès. Come guardava il mare Caroline Unger nella sua lettera, con gli occhi pieni di amore. Quindi si vede che questo viaggio in Italia è proprio un viaggio nel cuore della letteratura di Dumas. L'Italia, che è un paese molto importante per lui, per la letteratura, per i paesaggi, per la storia, un paese dove anche ha vissuto una storia d'amore, un paese dove ha partecipato alla lotta per l'indipendenza e l'unità del paese, quindi nel cuore dell'Italia, l'Italia unita, e anche un paese che poi, dal quale ha potuto poi sublimare le avventure che ci ha vissuto, creando una delle opere
le più lette nel mondo intero, Il Conte di Montecristo. Ma ci sono tante altre opere che ha scritto intorno all'Italia, come abbiamo citato, Il Curriculum, Lo Speronare. A Firenze torna, quindi dopo questo viaggio in Italia, quindi c'è la sua vita parigina, però torna in Italia perché ovviamente non può lasciare l'Italia e torna a viverci nel 1840, quindi un periodo tra Firenze e Parigi che dura da 40 al 43. Lì è molto interessante perché è commissionato per un'opera per gli Uffizi, è commissionato per creare in 12 volumi il catalogo degli Uffizi, e questo catalogo oggi è molto difficile da trovare, però è bellissimo, ci sono delle stampe bellissime e ci sono tutte le descrizioni delle opere proprio scritte da Alexandre Dumas, e il lavoro principale, uno dei grandi lavori che fa durante il suo soggiorno a Firenze, per dire quanto è legato alla cultura italiana. Quindi oggi questo libro sugli Uffizi è molto difficile da trovare, forse ce ne sono due o tre nel mondo, ce n'è uno in una libreria in Inghilterra, in una biblioteca in Inghilterra. Un'altra cosa che possiamo citare su quello che succede nel 1840, o intorno al 1840, mentre vive a Firenze, è il viaggio che fa con il principe Napoleone, che vive in Italia, e fanno un viaggio insieme per l'isola d'Elbe e anche intorno all'isola del Monte Cristo. È qui che comincia a pensare a questa storia del Conte di Monte Cristo, con questo viaggio con il principe Napoleone intorno all'isola del Monte Cristo. Poi, nel 1840, il Duc d'Orléans lui chiede anche di scrivere una storia, la storia del reggimento, del suo reggimento. Il Duc d'Orléans, che non è il re, è il figlio del re, quindi c'è il Duc d'Orléans primo che è diventato re, il suo figlio è il nuovo Duc d'Orléans, che è un grande amico di Alexandre Dumas, che chiede a Alexandre Dumas nel 1840 di scrivere la storia del suo reggimento. E nel suo reggimento c'era, quando era giovane, il re Carlo Alberto. Il re Carlo Alberto di Piemonte e Sardegna, il re di Sardegna che l'aveva cacciato da Genova, da tutto il regno dei Piemonte e Sardegna. Però la storia che ha scritto Alexandre Dumas è così bella che quando il Duc d'Orléans l'ha mandato al suo amico, il re Carlo Alberto, il re Carlo Alberto ha subito perdonato tutto a Alexandre Dumas. Gli ha perdonato di essere repubblicano e gli ha perdonato di portare un cappello bianco. E gli ha anche proposto di venire a Genova quando lo voleva e anche di andare a trovarlo a Torino per una visita. A Torino ci andrà intorno al 1850 e si ricorda di lui a Torino per suo amore per il Bicerine. Se si va nelle posti storici dove si beve il Bicerine si ritroverà le citazioni di Dumas, il suo amore per il Bicerine. E c'è anche un'altra cosa che ha fatto passando da Dumas, è un contratto per scrivere tutta la storia della Casa Savoia. E c'è tutta la storia su secoli della Casa Savoia, è un libro bellissimo sul Piemonte, la storia del Piemonte, che è stato acquistato da poco dalla Biblioteca del Senato italiano, la versione originale. In questo libro, La Casa di Savoia, ci sono anche dei scritti bellissimi sui legami tra l'Italia e la Francia. L'Italia e la Francia sono sorelle e sono come due stelle che brillano insieme. Nel 1850 pubblica anche Montevideo. E Montevideo, che cos'è? È la storia di Garibaldi, prima che diventasse il Garibaldi dell'unificazione italiana. Cioè, Dumas conosceva Garibaldi prima dell'epopea garibaldina in Italia, e
perché è un personaggio degno dei suoi romanzi, Garibaldi in Sud America da Alexandre Dumas. Si può proprio immaginare che un personaggio di Alexandre Dumas. E racconta ancora una volta nell'Indipendente come ha conosciuto Garibaldi nel 1848. Ha sentito parlare di Garibaldi nel 1848 e da qui gli è venuta la voglia di scrivere la storia Montevideo su Garibaldi. Quindi non è sorprendente che poi, quando Garibaldi decide di sbarcare in Sicilia, subito Dumas lo vuole seguire. E arriviamo al culmine di questa storia tra Dumas e l'Italia, l'avventura di Dumas in Italia, 1860, l'epopea garibaldina. Quindi Dumas parte subito per raggiungere Garibaldi quando sa di questo sbarcamento in Sicilia. Porta con lui un grande fotografo del periodo, il fotografo Legret, perché quando viaggia vuole sempre delle immagini. Quando ha fatto il viaggio in Italia nel 1835 era con Jadin, un pittore, ora sta con un fotografo, perché quando fa i suoi racconti, i racconti popolari, per essere letti, perché è amato dai lettori, vuole anche mettere le immagini. E le immagini, le fotografie sono usate poi per fare delle incisioni, disegni. E quindi ci sono delle fotografie molto famose di Legret durante questo viaggio di Alexandre Dumas verso Garibaldi. E c'è uno dei ritratti più famosi di Garibaldi che è preso. E c'è proprio tutto un reportaggio su l'epopea garibaldina a Palermo, fatta da Legret. Quindi diventano amici Garibaldi e Dumas. Dumas viene aiutare Garibaldi con il suo nave, porta con sé dei fucili, però non porta solo dei fucili, porta anche la sua. Era combattente per Garibaldi con i fucili che porta, ma anche con la sua piuma. Con la sua piuma, perché sta per creare questo giornale del quale abbiamo parlato, l'Indipendente, del quale scriverà ogni giorno, e poi diventerà anche il biografo ufficiale di Garibaldi. Poi tante cose succedono durante questo periodo napoletano, forse che sono più note di altre. Diventa direttore del museo e dei scavi di Pompei, quindi ancora una volta un legame forte con la cultura in Italia. E poi scrive tanto. E poi questo piccolo palazzo, il palazzo di Chiatamone. E quindi questo periodo napoletano, questa ultima tappa dell'avventura di Dumas in Italia, si può vederla come una bella rivalsa, perché alla fine questo piccolo palazzo dove c'è la sua terrazza davanti al Mediterraneo, con il Vesuvio che fuma lontano, era il palazzo dei re di Sicilia, dei re che hanno messo in prigione suo padre, e lui sta godendo di questa terrazza dove stampa nel palazzo proprio il suo giornale, il giornale repubblicano, un giornale per cacciare fuori i Borboni di Napoli. E poi quando è andato a Palermo con Garibaldi, ha visto la statua di Ferdinando cadere e la testa della statua arrotolare ai suoi piedi. Quindi terminerei qui la storia di Dumas in Italia, no? E citerei la somma incredibile che questa avventura con l'Italia, la somma incredibile di opere che tutte queste avventure in Italia ha creato per Dumas, che era una grande sorgente di ispirazione. Quindi tantissime opere, quindi che vi invito a leggere, delle opere d'amore, delle opere d'avventura, delle opere di storia, anche dei pamphlet politici, di tutto proprio, del teatro, dei romanzi. Sono numerevoli le opere di Dumas intorno all'Italia. E qui c'è anche l'immagine del Conte di Montecristo a fumetto di Carlo Rispoli, che esce in francese proprio in questo mese.
e nell'angolo qui il grande romanzo che ha scritto a Napoli, La San Felice. E per concludere questa presentazione delle avventure di Dumas in Italia, vorrei lasciare la parola a Dumas, e la lascerò mostrando le lettere che scambiavano Dumas e Garibaldi. Quindi spesso Dumas scriveva in italiano e Garibaldi in francese. Quelle lettere sono le lettere di Dumas scritte in francese a Garibaldi, e si finiscono così. A vous du plus profond de mon cœur, a voi del più profondo del mio cuore. E un'altra lettera finisce con je vous aime. Quindi ovviamente queste dichiarazioni d'amore sono delle testimonianze di una grande amicizia tra due uomini, però simbolicamente sono anche le prove d'amore, delle vere prove d'amore della letteratura per la storia. Grazie a voi. Benissimo. Caro Jocelyn, prendo velocemente la parola, ma intanto per ringraziarla a nome di tutti per questa magistrale lezione su Dumas e l'Italia. E devo dire che io non conoscevo il suo intervento prima di ascoltarlo oggi, e chiaramente il suo intervento è piaciuto moltissimo per una ragione forse principale, è che ripercorrendo le tappe di Dumas in Italia lei ci ha illustrato degli aspetti della vita di Dumas e dei rapporti di Dumas con l'Italia meno noti, non solo il viaggio del 35 e quello del 60, ma ovviamente il rapporto tra Dumas e l'Italia, che comincia prima e che comincia nei primi anni 30. E poi ovviamente questa storia di aneddoti che lei è riuscita a darci in modo così saporito, direi, ci ha permesso di vedere che in realtà l'attaccamento tra lo scrittore francese e la sua seconda patria è durata da sempre, e ovviamente è stato molto interessante scoprire l'intreccio tra la piccola storia, la storia personale di Dumas, e la grande storia italiana in realtà. Tutti gli episodi che lei ha citato, dall'insurrezione di Milano, le barricate, ma cominciando questo rapporto con l'America e con Edgar Allan Poe e i manoscritti, effettivamente noi ritroviamo l'attaccamento di Dumas con questa seconda patria. Interessante è ovviamente stato seguire anche la documentazione che ci ha fornito, una documentazione ricchissima, ma direi anche una documentazione di prima mano che ci consente effettivamente di entrare nei particolari di questa sua storia italiana. Io mi fermerei qui, volevo chiedere innanzitutto se Monsieur Burin De Rosier è presente, so che era presente, e volevo chiedergli se vuole intervenire, e così gli lasciamo la parola, prima di chiedere alle persone che stanno seguendo se vogliono porre delle domande. Ah, ecco, vedo il console generale, e quindi Monsieur Laurent Burin De Rosier, je vous passerai la parole si vous désirez. Ecco. La ringrazio, professore. Ho seguito con grande attenzione questa affascinante conferenza di Jocelyn Fiorina. Abbiamo cominciato nella sua presenza qualche settimana fa, la
questo ciclo di anniversario del 150° anniversario della morte di Dumas con la conferenza del grande dumasiano Claude Schoop, che ci ha parlato di Dumas e Napoli, e quindi questa conferenza con questo scopo più ampio su Dumas e l'Italia è stata veramente un momento molto interessante. Devo dire che ho imparato tante cose, ringrazio molto Jocelyn per questo. Vorrei anche ringraziare ovviamente l'Università Suor Orsola per questa conferenza, per averla organizzata, e dirvi che ci saranno, come sapete, possibilmente altri eventi che abbiamo dovuto spostare probabilmente per l'inizio dell'anno 2021, sia un cineconcerto col bellissimo film muto di la versione del 21, del 1921, del Conte di Montecristo, con l'accompagnamento al pianoforte. Poi ci sarà il banchetto ispirato del dizionario di cucina di Dumas con il chef stellato del Grand Hotel Parkers. Ci sarà un tavolo rotondo dedicato all'indipendente Alexandre Dumas e la libertà della stampa, al cui ci farà il piacere di partecipare anche non solo Alvio Patierno, ma anche il direttore del Corriere del Mezzogiorno, perché come sapete un'eredità diretta tra il Corriere del Mezzogiorno, cioè il Corriere Sera, e l'Indipendente di Dumas, tramite il principale collaboratore dell'Indipendente, che è poi diventato il fondatore del Corriere. E finalmente ci sta anche un concorso scolastico con le classi di lingua francese nelle scuole di campagna sulle tracce di Alexandre Dumas. Quindi di nuovo ringrazio Fiorina per questa conferenza veramente affascinante, e sono sicuro che ci saranno delle domande fra il nostro pubblico. Buonasera a tutti, ringraziamenti. Bene, grazie Console per il suo intervento, e anche per averci ricordato ovviamente gli eventi che seguiranno e che completeranno quest'anno Dumas in Italia. Siccome intravedo la cara preside Paola Villani, non so se voleva intervenire. Solo un saluto che ho rivolto a lei in assenza, Sua Eccellenza Console, e invece adesso glielo faccio in presenza, e un ringraziamento per questa collaborazione con il Suor Orsola Benincasa, con il corso di studi in lingue, col professore Patierno e con tutto il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Siamo contentissimi di queste iniziative che ricadono sul territorio, e quindi siamo lieti come napoletani e naturalmente come Suor Orsola Benincasa. La ringraziamo moltissimo della fiducia accordataci. Grazie. Paola. A questo punto, Jocelyn, io darei la parola a chi alza la mano in realtà per eventuali domande su quanto abbiamo sentito. No, era tutta delle domande, perché c'è sempre un po' di timidezza prima di fare delle domande. Volevo ringraziare ancora una volta la sua presenza, il console generale, è molto importante, perché dimostra a che punto è un bel simbolo dell'amicizia fra la Francia e l'Italia, Alexandre Dumas. E poi in questo momento particolare, che il 150 anni della sua morte, quindi che è un omaggio ufficiale in Francia, che è portato anche in Italia, anche a Napoli, con tutti questi eventi. Gli eventi sono anche online sul sito 150annidumas.com. Non so se sentiamo.com. Ci sarà per il 5 dicembre, che è proprio il giorno del compleanno, a Roma ci sarà una
un pranzo con tutte le regole sanitarie, però intorno alla cucina di Dumas, nel ristorante letterario Gli Esploratori, e invieremo anche un'app per fare un percorso a Roma sui passi del Conte di Montecristo, visitare i luoghi romani del Conte di Montecristo con l'app, quindi con il distanziamento sempre, un museo all'aperto. E ci sarà anche a questa occasione, il 5, il fumetto di Carlo Rispoli, Il Conte di Montecristo, per la prima volta in francese, che sarà disponibile. Quindi vi invito a seguire il sito 150annidumas.com, che sta anche su Facebook e su Instagram. E sono aperto a tutte le domande. Io, in attesa che qualcuno magari voglia prendere la parola, semplicemente volevo sottolineare un aspetto che mi è sembrato davvero essenziale nel tuo intervento, ed è il fatto di, in qualche modo, di aver riequilibrato, direi, il rapporto di Dumas con l'Italia rispetto al Dumas napoletano, perché se è vero che Napoli è la sua città d'adozione, lo hai ricordato benissimo, è anche vero che c'è un Dumas che chiaramente percorre l'Italia e che ha dei rapporti con altri luoghi in Italia, segnatamente Genova e Torino, come lo hai ricordato, che danno luogo alla sua avventura garibaldina. Ma non solo, anche il rapporto con Roma, che chiaramente è antecedente alla sua, in qualche modo, al suo rapporto viscerale con Napoli. Un rapporto con Napoli che perfezionerà solamente nel 1860, cioè già in un'età avanzata, ovviamente. E quindi questo rapporto con Roma, come hai ricordato, è forse uno degli aspetti più inediti sui quali hai messo l'accento, il rapporto tra il contatto con le istituzioni italiane e con i carbonari, con ovviamente i letterati italiani, e la creazione della sua letteratura, la creazione dei suoi grandi romanzi. Forse questo aspetto non sempre è presente nei commenti critici, nelle analisi critiche, e invece credo che il tuo intervento lo abbia messo veramente molto bene in luce. Insomma. Grazie. Bene, Jocelyn, io direi a questo punto, se non ci sono interventi particolari, credo che potremo concludere qui questa conferenza oggi. Ti voglio lasciare la parola se vuoi ricordare ancora qualcosa prima di chiudere il nostro collegamento. Grazie molto a tutti per l'attenzione. Che per me è un grande piacere condividere questa storia. Vi ricordo ancora una volta 150annidumas.com per i prossimi eventi intorno a Dumas e l'Italia, e si prepara anche una mostra che con il Museo Centrale del Risorgimento, che è stata slittata, quindi doveva stare nel 2020, sarà nel 2021, nella primavera sicuramente, però alla fine è proprio una matematica dumasiana, no? Festeggiare i 150 anni nel 151esimo anno, come i primi portiere, che erano 4. Quindi grazie a tutti e ci vediamo per i prossimi eventi. D'accordo, allora grazie a tutti i partecipanti, grazie al gentilissimo pubblico nel quale ho potuto ritrovare amici, colleghi che ci hanno fatto il piacere di essere presenti oggi, e ovviamente anche tantissimi studenti che io mi accingo a ritrovare fra un quarto d'ora per la lezione. Ecco, buonasera a tutti e grazie ancora per la vostra presenza. Buonasera. Grazie Alvio, grazie Alvio, grazie. Grazie Paola, grazie a te.